Così come stabilito dalla Comunità Europea, anche Gela comincia a puntare sui trasporti a impatto ambientale zero. Grazie a fondi comunitari saranno da oggi a disposizione del personale comunale e di polizia municipale mezzi da utilizzare in città. Questi mezzi arrivano con un finanziamento da parte del programma operativo Italia Malta 2007-2013. Si tratta di una flotta di autoveicoli completamente elettrici, misto persone e merci e due veicoli solo persone, più cinque biciclette che saranno in dotazione in parte agli operatori comunali per lo svolgimento delle attività, dei messi comunali, e in parte al comando dei vigili urbani per i presidi delle zone pedonali, delle scuole o quant'altro a servizio della popolazione. C'è da dire che si muovono ad energia pulitissima, nel senso che sono mezzi elettrici, ed è questa la novità importantissima, perché ovviamente non andranno ad inquinare, e probabilmente sarà la nuova metodologia di trasporto. Assolutamente, si tratta di una prima tranche di un progetto sperimentale che ha coinvolto quattro partner tra Malta, la provincia di Caltanissetta e l'autorità portuale di Catania, proprio per la progressiva decarbonizzazione delle aree portuali, e si auspica anche per il resto della città. Quindi è un primo passo verso la circolazione a zero emissioni, con un miglioramento della qualità dell'aria e delle condizioni generali di vivibilità. Ed è proprio questo uno degli obiettivi dell'Europa, quello di rendere ecosostenibile anche il futuro e i mezzi di trasporto. Assolutamente, il green ormai è il must del momento, per cui stiamo procedendo proprio nell'ottica di creare dei partenariati e delle collaborazioni affinché questo non rimanga un solo progetto isolato, ma procuri ulteriori benefici.